Ciao Carla, sono più di 20 anni che sei con Famiglia Nuova. Sei stata da sempre responsabile di comunità, sei stata nel consiglio di amministrazione responsabile della formazione. Vuoi completare tu il racconto dell'esperienza in Famiglia Nuova? Sì, oltre a quello che tu hai già detto, Bruno, sono stata fino a gennaio dal 2015 fino a gennaio del 2021, del 2022, dicembre 2021, la responsabile dell'area delle dipendenze, dei servizi socio-sanitari e sanitari. Ora mi occupo di Comunità La Collina, che è sempre stato un po' il filo conduttore della mia presenza a Famiglia Nuova, oltre a altri incarichi rispetto a sostegno all'equipe, formazione e operatori. Questo è un po' il panorama. Ed essendo prossima un po' alla conclusione della mia vita professionale, voglio dedicare questo tempo, diciamo, che mi rimane, ecco, proprio alla formazione degli operatori, al sostegno delle persone che prenderanno un po' e stanno prendendo un po' in mano le redini della nostra cooperativa, per quello che riguarda ovviamente l'area di mia competenza, l'area delle dipendenze. Grazie Carla. Nella comunità La Collina ha introdotto tra le attività che offri agli utenti del tuo servizio la partecipazione ad eventi ed attività culturali, artistico-ricreative. Ci puoi raccontare quali sono gli elementi che caratterizzano il contributo educativo-terapeutico di queste esperienze nel programma complessivo? L'idea che ci è venuta un po' ragionando in equipe di poter comunque accedere alla bellezza, perché abbiamo la presunzione che Comunità La Collina possa incontrare la bellezza. Sì, solitamente, non so, si pensa più ad attività che possono in qualche modo portar fuori l'aggressività, portar fuori la felicità, prevalentemente, non so, lo sport, piuttosto che altre attività più di azione, di movimento. Quindi abbiamo pensato qualcosa che facesse un processo inverso, cioè che portasse dentro, e ci sembrava che appunto il contatto con il bello, nelle sue più svariate forme, potesse in qualche modo raggiungere questo scopo, questo obiettivo. E quindi abbiamo iniziato sostanzialmente un po' rispetto anche alle risorse che avevamo disponibili, così in modo un po', diciamo, un po' casuale, usufruendo un po' di quelle che erano le possibilità del nostro territorio e quindi un po' la bellezza a chilometro zero. Quindi eventi organizzati dalle giornate del FAI, siamo andati a vedere la Villa Litta che è lì vicino a noi, altri appunto eventi organizzati prevalentemente dalle amministrazioni comunali per valorizzare un po' i tesori d'arte dei loro territori, e diciamo che ad oggi un po' ci siamo limitati a questi. L'intenzione è di strutturare proprio un progetto, ovviamente avendo accesso a dei finanziamenti, che ci consenta in qualche modo di potenziare questi contatti. L'arte può rappresentare desideri, sogni e speranze per il futuro della propria vita. A volte però può anche tirare fuori elementi e dolori non risolti. Come intervenite quando questo accade nella partecipazione appunto ad eventi artistici dei vostri ospiti? Ma noi pensiamo e lavoriamo anche in questo senso con l'intenzionalità che tutto serve, quindi quello che poi le persone comunque che noi abbiamo in cura ci portano è sempre materiale, che siano emozioni, senza connotazione di positivo o negativo. Ecco, noi con quello lavoriamo, costruiamo progetti, sogniamo con loro, facciamo cose con loro, e in qualche modo l'idea è che la comunità possa essere un laboratorio esperienziale sotto tutti i punti di vista, insomma, e quindi che possano fare o provare a fare delle esperienze differenti rispetto a quelle fatte fino ad ora, per poi poter scegliere, perché la libertà della scelta poi rimane sempre comunque la loro. Grazie Carla.